Io parlo di sogni quando uno va a letto, tutto quello che capita lo metto dentro alla categoria sogno, non mi piace tanto categorizzare, però c'è effettivamente una manifestazione nel sogno che è diversa, che è la out of body experience, il viaggio astrale, dove uno si vede a letto e fa delle cose che nella realtà può confermare di avere fatto. Quindi io sono venuto a casa tua, ti ho visto, stavi piantando i fiori e lui ti risponde sì, è vero. Come si spiega sempre a livello di frattali o di... Dunque, questa cosa mi è abbastanza chiara, perché una fenomenologia analoga la avevamo nei sogni degli addotti, i quali sognavano spesso di vedersi, anche in situazioni drammatiche ma strane, fuori dal corpo. Si vedevano fuori dal corpo, il soggetto era lì che dormiva e questa specie di entità fluttuava nella stanza. Poteva anche toccare il soffitto come un palloncino di quelli gonfiati con l'elio. Poteva anche, se vogliamo, passare dal soffitto e andare nell'altra stanza, eh? Non era un problema. E spesso vedeva cose che accadevano nella stanza, cose reali, realmente poi accadute, perché durante la notte accadevano delle cose e durante il giorno chi aveva fatto questo tipo di sogno, che poi vedremo non è un sogno, chiedeva alla mamma: ti ho visto passare ieri sera in camera da me alle 3:30 e sei venuta a guardare se dormivo. Sì, come fai a saperlo? T'ho visto dall'alto. Così, succedeva così. Questo mi ricorda anche le Near Death Experience, Sì. dove si ha una situazione analoga. Ecco. In tutti e due i casi, aggiungiamoci il sogno in cui io mi vedo in una situazione fuori dal corpo, extracorporea. Purtroppo, per fortuna, questi non sono sogni, sono realtà. Cioè la parte animica che gli piace viaggiare, girare, staccarsi dal corpo, a volte lo fa, si stacca dal corpo e si va a fare i suoi viaggetti. Quando torna, porta con sé la memoria del vissuto e questa cosa viene ricordata dalla nostra mente. Rientra e scarica tutto nella mente. Viene ricordata dalla nostra mente come e la mente chiaramente cosa fa? Pensa che queste esperienze non esistano e quindi cerca di razionalizzarle. Anche perché la mente è un'estrusione dello spirito, no? 2 più 1 che fa 3, l'abbiamo visto prima. Per cui la razionalità deve essere quella. Le mele cascano per terra, non cascano per aria. Quindi lo spirito dice: te hai sognato, non puoi aver creduto per un attimo di aver abbandonato il tuo contenitore. In questi casi la parte animica può andare a tempo zero su Alfa dei Centauri e tornare qui. Perché? Sì. Perché l'asse del tempo non ce l'ha. Quindi vede tutto. Non localmente, soprattutto sull'asse del tempo, soprattutto sull'asse del tempo. In questo contesto, quello che esce dal corpo, ha una percezione della realtà sovente a 360 gradi. Quando tu gli chiedi, ma la gente non ci fa caso, a meno che te non glielo chiedi. Se vi chiedete, quando avete fatto questo sogno, come vedevi la stanza? E ti rispondono: vedevo tutto, anche dietro, davanti, sotto, sopra, un occhio a 360 gradi. Questa è la percezione animica, che nulla a che fare con la percezione oculare. Poi c'è un secondo tipo di sogno di questo tipo, che è quando esce qualcosa e te vedi che c'è uno strano cordone tra te, che sei sopra, in alto, fluttuante, e il tuo contenitore, il corpo. Questa specie di cordone esiste, c'è, è lì. Cordone d'argento. Un cordone strano, sì, mi veniva descritto a me come fosse biancastro, ecco, biancastro. E lì è uscito
tutto, è uscito la parte mentale, la parte spirituale e la parte animica, sotto forma di coscienza integrata. Quello che si vede è che la coscienza integrata, dove vuole guardare, guarda, quindi c'ha una visione immediatamente localizzata, diretta. Tu guardo lì, guardo lì, guardo lì, non vede dietro, a meno che non voglia vedere dietro, senza bisogno di girarsi, cioè lo decide lei dove sì. guardare, e non si può allontanare troppo dal corpo, perché sennò il cordone si stacca e il corpo muore. Invece, quando esce solo la parte animica, quello che succede è che il corpo rimane vivo, perché c'è la coscienza della mente, c'è la coscienza dello spirito, e quindi c'è la coscienza. La parte animica potrebbe anche andarsene per sempre, se non fosse richiamata controvoglia sempre nel suo contenitore, sempre anche nell'idea near dead experience, sempre, perché lei non c'ha voglia di fare l'esperienza nel contenitore, sostanzialmente, perché l'anima è come una bambina piccola, capisce poco di tutto, ma anche se ha la potenzialità di tutto insieme, e quindi ha voglia di andarsene da lì, e quindi esce sovente dal, ha imparato, se impara si stacca dal corpo, e questo distacco viene accompagnato da due fenomeni fisici: una vibrazione del corpo, sovente nella colonna vertebrale, ed un abbassamento della temperatura del corpo. Quando la parte animica rientra, c'è invece un aumento di temperatura. Che cosa, a che cosa abbiamo attribuito queste due cose? Quindi in questo contesto sembra che tutto sia un sogno, ma in realtà è una bella realtà vera e propria. L'aumento di temperatura è legato all'energia di coesione. Cioè, anima, mente e spirito sono fatti per stare insieme. Se io ne stacco una parte, ho bisogno per fare questo di un'energia che lo faccia, perché sennò da sola la parte animica ci deve mettere una spinta, lei, sennò non si fa. Quando rientra, è quello che succede quando io prendo un protone e un elettrone e li metto insieme sostanzialmente per fare un neutrone. Quello che succede è che viene fuori calore. Perché? Perché è l'energia di coesione, cioè siccome il protone e l'elettrone insieme hanno un'energia più bassa del protone e dell'elettrone staccati, l'energia più bassa viene buttata fuori sotto forma di calore. Questo è quello che io credo succeda quando siamo di fronte a queste esperienze. Quindi il sogno è una visione, abbiamo detto, di quello che può fare la parte animica o la parte spirituale, una nel tempo e l'altra nello spazio. Poi c'è il sogno che rappresenta solo un dialogo che la parte animica fa con noi, e quello è il momento in cui i colori sono più tenui. L'altro sogno, l'uscita dal corpo, è un sogno diverso, cioè è una realtà vera e propria che accade. Non che gli altri due sogni non siano realtà, perché qui è tutta realtà, però sono tre aspetti della realtà completamente differenti. Una cosa classica che si vede è proprio la colonna sonora, che è molto importante. La programmazione neurolinguistica ha trattato poco di questo, ma quando si sogna io posso avere delle fortissime emozioni, oppure posso sognare le peggio disgrazie e io sono tranquillo, non mi succede nulla. Uno dei sistemi per evitare che mi succeda qualcosa è: faccio vedere tutto in bianco e nero e non se ne parla, sono tranquillo. Un altro sistema, un'altra cosa, è invece il fatto che quel sogno non rappresenti in realtà una realtà. Quindi anima o spirito che se ne vanno veramente da qualche parte e che poi portano le loro impressioni all'interno del corpo umano, con tutta l'emozione del caso. Si tratta di un dialogo interno, un dialogo che è come leggere un libro. Quindi attraverso il sogno, tutto ciò che accade nel sogno è una allegoria
di qualcosa che sostanzialmente è successo nella giornata. Il sogno arriva subito, dopo, nella giornata. Noi riuscivamo, nel caso degli addotti per esempio, a capire se lui o lei avessero sognato l'alieno che veniva. Questo poteva essere vero, perché se i soggetti fossero stati prelevati, avessero avuto delle esperienze di adduzione, è chiaro che la loro psiche sarebbe rimasta sconvolta, e quindi era chiaro anche che potevano sognare un evento che in realtà era avvenuto in un altro momento. Oppure quel sogno non era un sogno, ma era esattamente quello che il sogno raccontava, cioè una realtà. I due casi sono completamente diversi. Questo si vede per due motivi fondamentali. Uno, i colori sono all'altezza gigantesca. Tutto è rosso, verde, giallo, scoppia di colore il sogno, che si crede un sogno ma in realtà è vero. È venuto l'alieno, mi ha preso, mi ha portato via, e poi io mi ha riportato nel letto e mi ha rimesso a dormire. Io la mattina mi sveglio e con ancora il battito cardiaco elevato penso: porca puttana, che sogno che ho fatto, e invece non si tratta di un sogno. Oppure quando glielo facciamo raccontare. Noi gli facciamo raccontare il sogno e il soggetto muove gli occhi in alto o a destra o a sinistra. E quindi se non è mancino, perché se è mancino è il contrario, se li muove a destra ha sognato, cioè qualcosa che non si è mai verificato, ma se muove gli occhi a sinistra in alto è fregato. Questo per dire ancora una volta che il movimento degli occhi è legato alla memoria. Quando io racconto qualcosa, muovo gli occhi seguendo la scena del qualcosa che sto raccontando. Analogously, quando io muovo gli occhi, ricordo, vado a ritirare fuori i ricordi del vissuto, che possono essere veramente esistiti oppure mi sto inventando una cosa. Questo era un trucco che usavo con gli studenti per vedere se avevano studiato. Mi parli del benzene, se muoveva l'occhio dalla parte sbagliata non aveva guardato gli appunti, si vedeva immediatamente. Oppure chiedi a uno, soprattutto un visivo, immaginati un elefante rosa a palline verdi, e si vedrà che lui tira sugli occhi e guarda a destra, perché l'elefante rosa a palline verdi non esiste, quindi in quell'istante se lo sta creando lui. Ecco, era un trucchetto che poteva essere estremamente utile per comprendere quanto il sogno sia un dialogo interno che ci siamo fatti oppure qualcosa di realmente accaduto. Sì, mi viene in mente il libro che ha scritto alla fine Jung, Il mito moderno, che parla proprio di questi, esatto, dove parla proprio di questi sogni che anche lui, insomma, doveva un po' trattenersi, quello che ho percepito leggendo il libro, però dice a volte è realtà, come dice lei, a volte è un sogno. Quindi potrebbe essere anche una proiezione della collettività che vive un momento di guerra, che vive un momento come questo, eccetera. Quindi magari si ancora a qualche nemico in questo modo con i sogni. Però effettivamente io sappiamo, ho dato un'occhiata alla vita di Jung in passato, perché c'è qualcosa che non mi tornava nella sua vita. Infatti, quando lui scrive Eine Moderne Mythen, che in Italia l'ha pubblicato Sonzogno, se non ricordo male. Nel 58, sì. È un libricino che è proprio piccolino, e lui parla degli UFO, cioè del sogno di questi oggetti non identificati che appaiono, degli alieni. Questo è una tipologia di sogno che verrà ripresa poi da Hillman. Hillman parla del sogno delle entità religiose, e però Hillman ne sa molto di più di Jung, perché ovviamente viene dopo. Ecco, Jung aveva pochi elementi per poter dare una diagnosi correttissima del sogno. Tutta la sua diagnosi è fondamentalmente esatta ed è archetipale e mi sta benissimo. C'è però una parte di Jung che poi lui descrive in realtà nel suo libro rosso,
che non doveva essere pubblicato, ma che alla fine lui, prima di morire, dette alla sorella, con la volontà che questo libro non venisse mai pubblicato, perché era il libro dei suoi appunti, dove lui aveva scritto, aveva disegnato, aveva scarabocchiato il suo inconscio vero, è nel libro rosso, che è un librone gigantesco, pesantissimo. Ebbene, nel libro rosso lui racconta esattamente dei fenomeni di adduzione, quando parla di quelli del piano di sopra, chiamiamoli così, che vengono a prendere la nostra parte animica, e lui dice: ma io vi ho scoperto che voi volete questa cosa, perché noi siamo esseri superi, sostanzialmente, dice così, superiori, abbiamo questa cosa che voi non avete. Questo mi fa comprendere che Jung era nella problematica del fenomeno adduttivo, che utilizzava l'ipnosi per comprendere, un po' come ho fatto io. Io non ero nel problema adduttivo, avevo bisogno di fare le ipnosi quando le facevo per comprendere la parte femminile di me, e allora tirai fuori le parti animiche dei soggetti che mettevo in ipnosi. Jung credo che fosse proprio nel problema dell'adduzione, ma allora non aveva la capacità di comprenderlo, ma aveva capito che c'era qualche cosa dentro di lui che non tornava, e nel libro rosso lo scrive. Ma chiaramente in Ein Modern Mythen se ne guarda bene, ed è per questo che il libro rosso non voleva che fosse in qualche modo pubblicato, perché a quei tempi ne sarebbe andata della sua di tutto integrità. Il suo lavoro. Sì, sì, sì. L'avrebbero preso tutti per i fondelli, e sappiamo che insomma non, già oggi ti prendono per i fondelli se parli di alieni, figuriamoci a quei tempi, ecco. E invece anche da lì però Jung è stato potentissimo, perché ci ha permesso di comprendere che bisogna interpretare il linguaggio dei sogni con un linguaggio primordiale, che è il miglior linguaggio di tutti, che è l'archetipo. E sostanzialmente cosa fa lo psicologo moderno? Lo psicologo moderno, quando il suo paziente va da lui per qualche problema, gli dice... gli fa una serie di terapie, chiamiamole così, e alla fine il soggetto comincia a ricordare i propri sogni. Perché non si ricordano i propri sogni? Perché noi, innanzitutto, e quando si ricordano, perché non riusciamo a capire che cosa significano? È semplice, non riusciamo a capire i nostri sogni perché non riusciamo a interpretare il linguaggio archetipale della nostra parte animica, mentale e spirituale. Quando cominciamo a capire cosa significano i nostri sogni, siamo persone coese, cioè anima, mente e spirito si sono riunificate in quella che io chiamo la coscienza integrata. Noi non ricordiamo i sogni per diversi motivi, alcuni fisiologici, alcuni perché noi non ce li vogliamo ricordare. Infatti ci sono delle scuole che insegnano a ricordarsi i sogni, e sono che scuole? Non scuole mediche, ma scuole di coscienza, cioè quelle che attraverso un percorso interiore ti permettono di collegarti con la tua parte animica, mentale e spirituale, di modo che te il giorno dopo i sogni te li ricordi e ci puoi lavorare sopra.